Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben arrivati. Partiamo con questa sessione. Introduzione al trading Forex, quindi non so se è per tutti un webinar aperto per tutti, ma magari per chi è agli inizi è un po' più speciale, per chi è già, diciamo, un po' avanzato. Insomma, ci sono anche qualcosina da scoprire, no? Adesso andiamo avanti comunque, partiamo subito. Io sono Paolo, lo vedete nelle slide, il mio cognome. Sono Treda, esperto di BD Suisse. Vi presenterò oggi anche la piattaforma di Web Treda di BD Suisse, molto competente per chi magari, vi spiegherò dopo, per chi magari non ha a portata di mano il proprio PC. Ok, partiamo adesso, posso togliere direttamente la slide, partiamo, vedo che siamo tanti, vedo che mi sentite, mi state scrivendo. Perfetto, allora partiamo subito in quarta. Allora, tanto... Portiamo avanti anche un po' il live trading, diciamo. Qui vediamo l'entrata short di stamattina. Cioè, insomma, io non ho parole. Entrata short di stamattina sul CAD/JPY. Quindi per il live trading, anche visto che nel webinar, nell'appuntamento di adesso, praticamente, che mi hanno preparato, c'è anche un po' di live trading. Certo, io farò vedere anche qualcosina. Magari non faccio proprio live trading, ma faccio vedere le aperture che abbiamo fatto nel webinar precedente. Quindi per chi mi vuole seguire, magari poi vi do i miei contatti. Posizione ponderata, non l'hai fatta, mi dispiace Francesco, ma sono posizioni ponderate. Questo sono, le abbiamo pensate bene, le abbiamo pensate prima di farle. Adesso la posizione è in positivo, tra un pochettino io già me la chiudo, però è proprio perfetta anche con il metodo fascia, che è questo metodo che vedete. Per chi è nuovo, adesso mi sentirete parlare anche di tante cose che magari non avete mai sentito. Siccome io non sono solamente un relatore o che ne so io, un presentatore, faccio anche il trader come mestiere, quindi uso le mie tecniche. Sarebbe adesso un peccato mettermi a cercare altre cose da farvi vedere. Vi faccio vedere questo, poi se vi appassionate un po' un attimino alla mia metodologia, trovate nel mio blog tutto quanto quello che io faccio, lo trovate nel mio blog. Ok? Perfetto. Quindi questo trade adesso io non ho parole. Io short dal massimo di oggi. Sei short dal massimo di oggi, su che coppia? Sul KDN o dove sei entrato, Sirio? O intendi l'euro dollaro che adesso sta tornando? Ah, beh, l'euro dollaro sì, l'euro dollaro è bello perché insomma. Io l'ho fatto dal pivot, ma il motivo era benché chiaro. Adesso la rimettiamo, che abbiamo il DAX, la mettiamo, il motivo era benché chiaro, quindi no. Livello piercing, cioè sono pochi i concetti da imparare. I concetti da imparare sono veramente pochi, alla fine. Dal piercing, zona precisa. Entrata short, adesso è soltanto questione di monitorare. Bene, partiamo allora con la tematica di oggi per non annoiare chi è nuovo. Che cosa sono i mercati finanziari? Prima cosa, cioè io non mi sono preparato, ce li ho, basta che cercavo in 2 minuti e avevo trovato delle slide già pronte da farvi vedere, ma non sono assolutamente il tipo di fare queste cose qui, ormai sono passato queste. Che cos'è? Che cosa sono? Che cosa sono i mercati finanziari? Già qualcuno mi scrive che sono delle belle bestie. Cioè, i mercati finanziari sono assolutamente delle bestie. Questo bisogna dire la verità perché vanno domati. Ma cosa sono i mercati finanziari? Cosa succede? Ci sono due cose che oggi vorrei un po' portare alla luce. Chi è che mi sa dire che cosa sono i CFD? Chi è che mi sa dire qualcuno? Già, scrivetemi qui nella chat, un po' di interagite un attimino. Cosa sono i CFD? Che vediamo se qualcuno fatto come me 20 anni fa ha cominciato a fare trading senza sapere neanche cosa sono i CFD. Cosa sono i CFD? C'è una semplice, proprio una maniera molto semplice di spiegarli, però adesso ve li spiego. Allora, cosa sono i mercati finanziari? Prima cosa, io partirei ancora prima di dire che cos'è il Forex? Partiamo da questo, che cos'è il Forex? Qualcuno mi sa dire che cos'è il Forex? Allora, Forex Exchange. Io ho una bella maniera di spiegarlo. Secondo me è molto bella ed è. Tanto mi metto il grafico qui così vedo anche cosa sto facendo.
il KDN, così se magari lo chiudo. Allora, mercato finanziario dove si trada il cambio valute. Va bene. Fuori il cambio delle valute. Ok, cambio di valute lo prendo come parola chiave. Vi metto una cosa molto semplice che rimarrà per tutti quanti in eterno nella vostra testa. Questo mio esempio, perché è la cosa più semplice. A me è venuto in mente in un viaggio, ho visto una cosa, ah, questo qui è il Forex. Una volta ce n'erano di più perché avevamo le lire, no? Quindi viaggiando, anche andando in altri paesi europei, uscivi dalla stazione o dall'aeroporto e trovavi il baracchino dove c'era scritto cambi. Ve lo ricordate? C'è ancora in tanti posti, c'è, perché logicamente non soltanto in euro si cambia anche in altre valute, no? I cambi, alle stazioni c'è sempre un negozietto che si chiama cambi, exchange. Quindi c'è il cambio. Lì che cos'è cos'è quel chioschetto lì? Quel chioschetto lì è un broker. È un brokeraggio. Cosa fai? Tu vai lì, dai i tuoi euro, i tuoi dollari e li vuoi cambiare in un'altra valuta. Loro te li cambiano, ci prendono una piccola commissione o una commissione, non so se sono piccole, e questo qui è il Forex. Stanno facendo un trade, stai facendo un baratto, uno scambio, proprio questo qui, però il trading è barattare. Proprio barattare praticamente una valuta con l'altra. Quindi il Forex, spiegato veramente semplificando le parole, è il baracchino dell'exchange. Quel baracchino dei cambi è il Forex. Praticamente a questo punto è il baracchino, che cos'è? Il broker. In questo caso BD Swiss è un broker e noi siamo dei trader. Noi stessi però siamo anche dei broker, perché noi anche facciamo gli scambi. Quindi alla fine ognuno è un intermediario di se stesso a questo punto, lo possiamo vedere anche sotto questa ottica. Ma che cosa sono i CFD? Quindi passiamo da una cosa all'altra, tanto abbiamo un'oretta da passare assieme, la passiamo così. Cosa sono i CFD? E la prima cosa, uno dice, ma i CFD, contract for difference, no? Ok? In inglese. Contratto per differenza, cosa vuol dire? Ogni persona, da quando esiste il CFD, può scambiare, usando anche la leva finanziaria, un prodotto, un derivato. Non scambiamo il derivato di per sé, perché l'euro-dollaro è un derivato di scambi, giusto? Noi però non scambiamo perché è stato comprato dell'azionario in euro o in dollari, allora noi scambiamo l'euro-dollaro perché che ne so io, la Bayern ha venduto, fatemi un esempio, non so, le aspirine, quindi vengono pagati in euro, quindi automaticamente è un flusso monetario e noi andiamo a tradare in euro-dollaro. No, noi tradiamo il derivato. Il derivato, da cosa dipende l'euro-dollaro, dai flussi monetari, dagli scambi e tutto il resto, questo è un derivato. Ecco che chiudo il KDN, tanto così sto più tranquillo, tanto per ora l'ho chiuso, poi vediamo se rientro. Ok, questo è un derivato. Posso essere anche un derivato. Cosa sono? Cos'è il DAX, per esempio? DAX, Deutsch Allgemeine Index. È l'indice dell'economia tedesco, ma il DAX di per sé io lo posso tradare? Posso tradare il DAX? Cosa trado? Il prezzo? E vediamo se qualcuno. Beh, certo, se non lo so io divento tedesco. Deutsche Allgemeine Index, si dice. Ok. Bene, che cos'è il DAX? Noi tradiamo un prezzo, no? Cos'è il DAX adesso? È 14? Andiamo a vederlo quant'è. Il DAX, tradiamo un prezzo. Ok, 14, 15.141 punti. Ok? Sono ticks, non sono neanche pips, ma tradiamo questi punti. Cos'è questo valore qui? Da cosa lo ricavano? Se il DAX non è una moneta, non è una valuta, non è una. Cioè, se io vado a tradare un azionario tipo Fiat, trado il valore di quotazione in borsa di tale azienda, Fiat, Apple, Facebook, tutto quello che volete, è un'azienda, quindi ha un valore di crescita, no? In base alla produzione, in base al rendimento, in base ai dividendi, in base al sentimento di mercato. Che ne so io, no? Questi sono dei movimenti che succedono sugli scandali,
di un'azienda, allora si muove, però trado comunque il valore di queste azioni. Il DAX non ha questo. Il DAX, da cosa è composto il DAX? È un CFD. Ok? CFD ci dà la possibilità di comprare e di vendere lo strumento DAX, che è la nostra controparte. Chi è? Chi è che mi compra o mi vende il DAX? Cioè, io non è che vado adesso alla borsa di Francoforte e dico: vorrei comprare 20 stock di DAX. Non lo posso fare, cioè lo posso fare, esiste anche l'arbitraggio di borsa, ma anche lì non compro il valore, c'è cioè l'azionario, non divento un componente dell'azionario comprando un tot di stock o che ne so io, come si faceva una volta. No, il DAX è un prezzo, tu compri questo CFD, la controparte è il broker. Io sono sicuro che tanti di voi, anche di voi che da tempo che mi seguite, che magari fate trading assieme a me, questa cosa non la sapevate, perché già sì, ma a un certo punto ha senso quello che stai dicendo, ma non ci avevo mai pensato. Perché è così? CFD è il DAX è composto da, adesso vi faccio un paio di nomi, l'SPA, dal Bayern, la Volkswagen per esempio, tante aziende tedesche che sono più o meno 50, 52, 49, dipende, variano, che entrano a fare parte di questo componente che è misurato, tipo l'economia tedesca viene misurata anche con il DAX, si dice così, come poi l'S&P 500 per l'America e così via, no? Ok, c'è la Siemens, per esempio, fa parte del gruppo DAX, l'Inde, vabbè, tante altre cose, magari adesso la farmaceutica Bayer, comunque una delle più grandi, insomma, tante cose che fanno parte dell'indice del DAX. Però io non trado, non è che vado a comprare delle azioni della Siemens, lo posso fare in un altro frangente, e anche questo qui incide poi nel grande mare che è il DAX. Ok? Bene, ma a questo punto, una volta c'erano i CFD che avevano una scadenza di 3 mesi, poi ogni 3 mesi li rinnovavano. Adesso questa cosa qui, se non mi sono più informato, non la vediamo più, il cosiddetto rollover, che non c'è più, perché vanno avanti. Anche il Deutsche Bank, esatto, il Deutsche Bank fa anche parte del DAX, no? Un gruppo dell'indice tedesco. Comunque, a questo punto non ci interessa più noi la scadenza, perché per noi è un flusso continuo, non vediamo le scadenze. Tradando con un broker retail o anche con i broker. Come si chiamano? Con i provider di liquidità diretti non si vedono più le chiusure di questi CFD che ogni 3 mesi venivano fatti il rollover e vedevi una differenza, non c'è più, è tutto un flusso continuo. Quindi per noi non ha, per quello vi dico, tanti di voi non lo conoscono, non sanno che cos'è perché non è rilevante. Perché noi ci interessa tradare l'euro-dollaro, che anche questo è un pacchetto CFD e anche il DAX è un pacchetto CFD, ma non ci interessa, noi tradiamo l'euro-dollaro perché è 1,20, perché è 1,21, non ci interessa cosa, perché abbiamo comunque sempre la controparte. Quando ho cominciato a fare trading io, 20 anni or sono quasi, c'erano ancora, dico le manovelle mi viene in mente, c'era ancora praticamente una struttura di trading che quando tu dovevi comprare l'euro-dollaro e magari era sceso troppo, cliccavi, non è che entravi subito al mercato, dovevi aspettare anche la controparte, doveva esserci qualcuno dall'altra parte che era predisposto a comprarti la tua parte. Okay? È stato un periodo abbastanza corto, poi hanno incominciato a fare i re-quotes, quindi vuol dire che quando entravi al mercato non prendevi giusto il prezzo, ti buttava fuori, dovevi cercare di ricomprare o di vendere fino a quando trovavi il prezzo, più o meno il prezzo che volevi tu. Okay? Adesso siamo molto più veloci, c'è il fast executive, cioè sei a mercato con un click, perché la controparte non è più il mercato di per sé, è il broker. Cioè, quindi io, se io voglio vendere alle 3 di notte il prezzo perché è sceso tanto, tac, con un click, 2 secondi sono a mercato. Questa cosa che comporta che la tua controparte non è il mercato, ma è il broker. Il broker di per sé ha un provider di liquidità, non è che sia appoggiato a un circuito, un computer, no, è appoggiato a un mercato di liquidità a cui il mercato di liquidità richiede logicamente al broker delle percentuali, il broker ti richiede lo spread o la commissione e tante altre cose che sono venute. Certo, chiaro, non è gratuito, ma sono cose minime. Questo è un tema di per sé, che se un broker vuole metterti liquido a mercato o non vuole metterti liquido a mercato, sono a pari. Io so, per esempio, che questo conto qui è liquido a mercato, lo vedo dalla connessione qui sotto.
No, il broker non compra azioni reali, il broker si appoggia su un provider di liquidità. Quello che fa il provider di liquidità non ci interessa. Il provider di liquidità è logicamente un ente regolamentata di cui hanno abbastanza soldi per tenere in mano tantissimi altri, cioè c'è una controparte, se no non esisterebbe la regolamentazione, giusto? Ok, ma questa è un'altra tematica, non voglio andare in questo, poi ognuno potrà chiedere al proprio account manager tutti i riferimenti in base alle regolamentazioni. In questo caso, però, io so che questo conto qui è un conto reale a mercato perché non è rosso e blu. Questa è anche una dinamica che tanti non la sanno: quando è rosso e blu, vuol dire che non è liquido a mercato, è un conto virtuale. Ma a prescindere che sia virtuale o no, che interessa questo? Cosa ci interessa? Cosa interessa questo? Poi te lo dico, Sirio, rispondo subito. Cosa interessa a noi che un conto è liquido a mercato o no? Assolutamente niente, perché noi dobbiamo avere ragione nel momento che compriamo. Se il mercato sale, abbiamo ragione, chiudiamo. La controparte è il broker che è regolamentato e ci paga. Poi lui non abbia il conto liquido a mercato e deve pagarci di tasca sua, sono affari suoi, ok? Non ci interessano. Però questa è una cosa, un piccolo dettaglio che vedo io, no? Poi ci sono tanti broker furfanti, che starei attento, che sono quei broker che arrivano e poi spariscono, quindi accumulano tanti soldi, tanti clienti, poi spariscono e non li trovate più. Ok? Quindi state anche attento a queste cose. Allora, cioè le nostre operazioni non influiscono sulle azioni reali, certo che influiscono nel mercato reale. Ok? Influiscono perché un provider di liquidità, chiaro che non si va a basare su ti do i soldi di tasca mia. Anche lui stesso riproduce, proprio per questo si chiama provider di liquidità, liquid provider, proprio per questo è questo. Poi che sia un conto reale e che sia un conto virtuale, dovete stare attenti perché ci sono dei broker che hanno un livello di trader, so, se un conto è dai 1000 ai 5000, ti lascio in virtuale, se tu ti bruci i soldi, il conto me li metto in tasca io. Questo può succedere, ci sono tanti broker che fanno così. Anche broker grandi mondiali fanno così, però è tutta un'altra politica. Poi magari quando superi quel tot di denari ti mettono a liquido mercato. Oppure loro hanno una controparte di, che ne so, hanno 100.000 euro liquidi a mercato di per sé e questi 100.000 euro vanno a pareggiare i conti che hanno messo in virtuale. Ma tutta un'altra cosa. Ciao, ben arrivata Maria. Poi in ritardo, ma non c'è problema, c'è anche la registrazione dopo se magari ti sei persa qualcosina. Ok, quindi questa è la tematica di virtuale e non virtuale, a noi non interessa perché, ma va comunque ad influire sul mercato perché ogni ente di regolamentazione sta attenta che ogni broker regolamentato abbia di per sé una controparte, perché se no non avrebbe senso. Ok, se no non esisterebbero neanche i mercati. Non si muoverebbero i mercati, quindi se c'è tanto movimento short, vuol dire che c'è tanti trade a short, anche i big che sono entrati short, e quindi vuol dire diciamo un trade fatto da noi da 10 lotti non è che influisce più di tanto del mercato. Adesso non lo so, che non me lo ricordo mai, però per muovere un pip di euro-dollaro mi sa che ci vogliono 100.000 euro, non sono sicuro, però o di più ancora, se ci vuole una somma enorme, ma una somma in denaro, ok? Proprio per muovere questo. Adesso non lo so, magari qualcuno di voi lo sa, me lo scrive. Non me le ricordo queste cose. Comunque, ok, andiamo avanti. Quindi, questa è la definizione di CFD. Praticamente abbiamo capito, l'ho spiegata veramente abbastanza con tutti gli esempi che mi vengono in mente. Quant'erano 10.000 lotti, veri? 10.000 lotti, allora forse erano 10.000 lotti, può essere, 10.000 lotti muovono un pizza mercato. Assolutamente veritiera questa Sirio perché fai conto che ci sono più di varia dai 3 ai 5 triliardi, che è una somma che non possiamo neanche immaginare, di dollari sul mercato, il Forex giornalmente, no? Quindi è una cosa assurda. Bene, comunque, torniamo noi, CFD ve li ho spiegati cosa sono. Secondo me non c'è altra maniera migliore di spiegare i CFD di come l'ho spiegata io adesso, perché alla fine non interessano a nessuno, noi tradiamo uno strumento, però è carino sapere perché e come sono nati i CFD, perché sono nati assolutamente per agevolare il trading online. Ok? Bene, quali tipi di attività si possono negoziare? Mi hanno scritto di spiegare. Quali tipi di attività? Cosa abbiamo nel trading, cosa abbiamo tradato? Abbiamo il Forex, abbiamo detto che il Forex Exchange,
cioè il cambio di valute, lo scambio. In ogni caso, anche qui vorrei aggiungere una cosettina. Un attimo che diamo un'occhiata, vedete che io ho chiuso bene, perché ho chiuso, però perché ho chiuso? Se qualcuno di voi c'era nel webinar precedente mi può dire perché ho chiuso il mio trade short entrando qui, perché l'ho chiuso? Ditemi perché l'ho chiuso veloce, poi passiamo alla tematica, andiamo avanti con il trade, con le altre cose. No, no, non ha preso il livello. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Il tempo, io ve l'ho detto prima, quando ho chiuso io questo trade qui, mancavano 5 minuti alle 11. Ormai in automatico io guardo l'orologio, dico, ah, sono 5 minuti alle 11, cambio di candela, meglio che lo chiudo. Perché mi immagino sempre, c'è sempre. Quando c'è una salita così, poteva farmi anche una salita del genere, ma in ogni caso, in ogni candela che scende, poi mi fa la spike, cosiddetta palloncino, come la chiamo io, di salita. Quindi, se magari mi ritorno verso questa zona qui, posso ricominciare a rivenderlo. Quindi, questo è stato il motivo. Ho monetizzato perché ho guadagnato, sono entrato qui, ho guadagnato questi pips qui, perché me li devo buttare via? Li porto a casa, poi ci penso dopo, visto che dopo devo uscire dopo il webinar. Ok, bene. Allora. Quali tipi di attività si possono negoziare? Io vi spiego una cosa. In ogni caso, mi sta scrivendo, lo so, lo so. Guardate che questo mi rispondo perché non lo so, non so. Allora, quando noi tradiamo una coppia di valute, io voglio farvi un esempio che rimanga visivo perché per voi, secondo me, io ho una modalità di spiegare che secondo me è un po' infantile a volte, ma rende molto l'idea, no? Perché euro USD. Cosa succede quando io vendo l'euro? Vendo l'euro, quindi vendo l'euro. Chi è che mi sa dire che cosa succede quando io vendo l'euro? Questa definizione qui è molto importante per essere un trader. Io lo faccio da 20 anni. Voi lo sapete che anche nel webinar precedente sono stato un po', sono un po' alterato, un po' arrabbiato con chi mi dice: ma io non so usare le trend line dopo un anno che no, non è una cosa bella. Oppure chi mi manda uno screenshot, vedi il mio conto è un po' in difficoltà, dammi un aiuto, cosa posso fare? Mi dà un po' fastidio perché dopo un anno ancora lì, ma lo faccio perché gli voglio bene. Non ho uno scopo di lucro io a arrabbiarmi. Bravissimo Sirio. Dai, Francesco, dimmi tu, che cosa succede se io vendo l'euro? A livello tecnico, a livello di cosa succede quando io vendo l'euro? Cosa succede? Cosa sto facendo? Meglio quello, cosa sto facendo quando vendo l'euro? Bravissimo, valuta base, che è questa, nominatore. Opla, ho fatto una N proprio di quelle. Vabbè, nominatore e denominatore, giusto? Ok, ci siamo, valuta base, valuta secondaria, come le volete chiamare. Ok, questa dovrebbe essere una N, valuta un po' malino, malino, però vabbè, dai. Allora, me l'hai detto in romano, te vendi? Allora, io vendo l'euro per avere un apprezzamento del dollaro. No. No, 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 assolutamente non mi interessa. Cosa succede nel mio portfolio se io vendo euro? È molto importante saperlo, ragazzi. Cioè, secondo voi è bene saperlo perché io lo spiego sempre nel trading, lo spiego sempre in qualsiasi webinar che faccio, solitamente lo dico sempre. Cosa succede quando io vendo euro? Se questa è la valuta nominatore, questo è il denominatore, o valuta base o valuta secondaria, come lo volete chiamare? Cosa succede in questo caso? Sto vendendo euro e sto bravissimi, comprando il dollaro. Io sto facendo uno scambio. L'abbiamo detto prima. È uno scambio, il Forex è Change, il baracchino con scritto cambi. È uno scambio. Sempre io, il mio primo sito si chiama Cambio meno valute. Però non è attivo adesso, però è il primo sito che avevo fatto così quando 20 anni fa, quando avevo incominciato, avevo fatto un sito per spiegare un paio di cose. Ok? Cambio meno valute. Perché?
È un cambio valute sempre. Tu stai scambiando, in ogni caso nel tuo portafoglio, se tu cazzi gli euro, li stai comprando dollari. Se tu adesso da questa operazione che sei andato in guadagno perché hai venduto euro e hai il dollaro che ha acquistato valore, in questo caso quando tu chiudi l'operazione, cosa fai? Cosa succede quando tu chiudi l'operazione? In questo caso hai chiuso l'operazione, i dollari che hai comprato, giusto? Li hai rimessi in vendita. Quindi ogni operazione è sempre il contrario. Che quando io dico ci sono delle. Adesso ritorna un po' un attimino sulla. A tutti quanti, ritorna un po'. Ah, ci sono le prese di profitto, per quello il mercato scende. Ma cosa c'entra le prese di profitto? Perché il mercato deve scendere se uno si prende il profitto? Cosa c'entra questo? Proprio perché quando hai comprato tanto euro ed è salito come ieri, l'euro dollaro è sceso tanto, poi oggi è ricominciato la risalita, perché forse riscenderà, ma non lo sappiamo. Ma perché è sceso tanto e poi stanotte e poi stamattina è risalito? Perché ci sono le prese di profitto. Chi ha venduto ieri l'euro ha chiuso l'operazione e ha comprato automaticamente il dollaro. Quindi automaticamente c'è la bilancia che va su e giù, va su e giù. Che poi l'euro sia una moneta malata e il dollaro sia una moneta malata, quindi fanno a pari chi è più malato, è un'altra cosa, ma in ogni caso, ogni volta che ci sono le prese di profitto, vuol dire che qualcuno che ha venduto o ha comprato l'euro sta cambiando i suoi denari di nuovamente in dollari e in euro. Quindi hai venduto l'euro, a questo punto l'hai venduto, non ti interessa più, lo chiudi, riscambi i dollari, c'hai i dollari nel tuo portafoglio, che il nostro conto di trading sia in euro, chiaro, abbiamo la valuta in euro. Okay? Però nel momento, nel trading, quello che accade nel trading è praticamente uno scambio di valute. Quindi vedete perché ho voluto usare un po' il disegnino, proprio per farvi un po' mente locale di quello che intendo. Se no è difficile dire, se no devo andare qui e dirvi, ah, questo è il CAD yen qui. Per esempio, oggi ho venduto il CAD e ho comprato lo yen. Adesso ci sono le prese in profitto, ok? E ritorniamo lì. Benissimo. Allora, andiamo veloci perché sennò passa l'ora e non riesco a fare tutto. Cos'è il trading? Ve l'ho detto. E quali tipi di attività si possono negoziare? Allora, abbiamo tutte le valute che vi ho fatto una spiegazione adesso abbastanza esaustiva, diciamo, dal punto di vista di cosa vuol dire le valute. Allora, qui abbiamo tutte le valute, andiamo a vedere se troviamo tutte le valute. Eccolo qui, poi col segno più, il conto RAV. Ok, ROF, come lo volete chiamare, che poi vi spiegherò anche che cos'è. Ok, tipologia di trading molto veloce, lo spread abbastanza basso. Qui vedete, già posso indicarvi anche qui, oltre al webinario, spero di riuscire anche a spiegarvi un paio di piccolezze. Vedete che qui ho appena fatto sparire una colonna. Tasto destro, ma io non so usare, non so cosa fare. Cavolo, vai su un conto demo, clicca dove devi cliccare fino a quando ti viene fuori. Ogni strumento, siccome la MetaTrader 4 e anche la MetaTrader 5 sono basati sul sistema lavorano su un sistema operativo Microsoft. Microsoft ha sempre avuto questa cosa, tasto destro si apre la tendina, tasto destro si apre la tendina, ovunque vai si apre la tendina, quindi tasto destro mi si apre la tendina. Ok? Bene, poi tutti gli strumenti li dovete andare a cercare uno per uno e capire come funzionano. Anche qui, se c'è questa richiesta qui, vuol dire tasto destro, personalizza e posso personalizzare gli strumenti. Tutte cavolate che magari non servono adesso, ma prima o poi vi serviranno. Ok? Quindi se io faccio tasto destro qui, cosa succede? Prima cosa posso fare, nascondi tutto e mi fa vedere soltanto le copie che io ho qui sotto aperte. Va bene, questo non è che sia tanto interessante, però è interessante quando qualcuno mi scrive, dice, ma Paolo, io non trovo il DAX, non ce l'ho nel mio broker. Tasto destro, mostra tutto. E questa è una questione lo facevano una volta, adesso non sale più di tanto questa funzione, ma una volta quando i computer non erano proprio belli potenti, avere tutta questa cosa qui aperta portava, diciamo, un po' di lentezza nell'operatività. Penso che sia stato questo il motivo di questa funzione. Okay? Ma poi è anche una funzione perché se magari vuoi tradare direttamente dai ticks, okay, grafico tick, che te li guardi, qua c'è i simboli e qui hai il grafico tick. Okay, adesso non si sta caricando perché è troppo basso, non lo vediamo. Facciamo magari l'euro-dollaro che è sempre bello, uguale che valuta, grafico tick. Ce l'ho già qui sotto. Vedi che ce l'ho.
quindi posso vedere anche i ticks se sono una cosa più veloce. Però se magari non voglio confondermi, faccio nascondi tutto e ho soltanto le coppie che io uso, per esempio. Quindi basta che faccio così e vedo quello che voglio, senza stare lì a cercarle sulla fila lunga, ok? Con un po' di comodità. Comunque mostra tutto e ho tutti gli strumenti che io posso tradare. A parte le valute, che sono veramente, dovrebbero essere 21, mi sa che sono anche di più. No, saranno 21 ancora. Tutte le valute che magari Nuova Zelanda contro il dollaro, poi ci sono anche delle valute che magari questa qui, Trike, non ho mai questi di Rub, NOK che sarebbe la corona norvegese, mi pare. Questo sì, la tradiamo, il CHF che sarebbe il franco svizzero, però io per esempio non trado mai la Nuova Zelanda, non traderei mai. Sta roba qua sono monete che coppie chiamate esotiche proprio per questo motivo qui. Se il KDE lo rifaccio. Ok, quindi CZK, andate a trovare che cosa sono. Ci sono anche le corone della Danimarca. Ci sono tante roba che non ci interessano e non hanno volatilità. Quindi ci limitiamo a tradare le nostre 6, 7, 8 coppie, 10 coppie, ma non andiamo oltre. Comunque è interessante sapere che ci sono. Bene, ok. Poi, oltre a questo, cosa abbiamo di strumenti? Questo qui, che cos'è? Il gold, vedi, basta andare sopra, ti dice anche che cos'è il gold, l'argento contro il dollaro, quindi ogni controparte. Come faccio a tradare l'oro io? Vedete che genialità che c'è anche su questa cosa qui? Perché l'oro è un CFD? Come faccio a tradare l'oro se non ha una controparte? Quindi posso tradare l'oro contro il dollaro. Scambiare oro e dollaro, proprio per questo ho fatto l'esempio prima. Scambiare argento e dollaro, scambiare argento e euro, scambiare l'oro contro l'euro, scambiare il palladium e queste cose qui. Tutte. Poi c'è il Brent, l'olio praticamente, il gas naturale, natural gas e così via, no? Tutte queste cose qui praticamente sono le commodities, ok? I derivati. E come si possono chiamare? Ok, poi c'è in questo caso qui ho soltanto il coin base, però da qualche parte ci sono sicuramente anche eccoli qua i Bitcoin e tutto quello che volete contro l'euro, contro il dollaro, l'Ethereum coin, Litecoin, tutto quello che volete. Più ne ha, più ne metta, poi potete cercarli. Però una cosa interessante è anche tradare gli indici, per esempio, ok? L'indice del dollaro e tanti altri esempi che vi faccio qui per vedere che cos'è, tutti gli indici. Qui abbiamo il DAX, Germany 30, chiaro che è il DAX, no? Se magari non riuscite a trovare il DAX perché magari siete abituati a leggere il DAX e non lo trovate, certo che DE è per la Germania, ma basta andare sopra. Cos'è il Germany 30? Scrivete su Google Germany 30 cash, vi dà fuori che è la quotazione del DAX, quindi praticamente è un CFD. Per il DAX, ok? Quindi tutti questi qua sono strumenti che io posso negoziare. Posso negoziare anche l'azionario? Certo, l'azionario è una cosa un po' per sé, non è che sia una cosa che io ho fatto già tante cose, ma non lo faccio direttamente qui, però qualcosina si può fare. Vedete, qui c'è per esempio il Bayern che fa parte del DAX, anche questo è vero. L'Adidas fa parte anche del DAX, l'Allianz anche, però anche questi nel commercio sono tutti del DAX queste cose qui, no? Tedeschi, Lufthansa, tutto del DAX, no? Però posso andare a vedere, magari trovo anche il Facebook, da qualche parte ci sarà Facebook, cioè, qui c'è Apple, giusto? Amazon, ok? Qui c'è Facebook, posso tradare un azionario, per carità, se mi interesso di azionario e so cosa posso fare, c'è uno scandalo su Facebook e lo voglio vendere, posso fare anche questo. Quindi nulla è dato al caso, c'è tutti quanti gli strumenti che volete, ci sono e si possono tradare, ok? Io adesso magari prima di tradare andrei a vedere magari la Coca-Cola, mi apro un grafico, vado a vedere com'è il grafico della Coca-Cola, lo guardiamo sul minuto così ci rendiamo conto se la Coca-Cola potrebbe essere. Prima cosa vado a vedere se lo spread è uno spread che mi posso permettere, 54, 13, 21, non è neanche tanto male con lo spread, ma il mercato è un mercato volatile. Allora faccio un po', vado a sortire un attimino, vado a vedere, qui siamo sul grafico a minuto, lo mettiamo un po' più piccolino, andiamo qui, vediamo il grafico a minuto. Vedete quanto sono distanti già i pips, quanto sono distanti? Adesso dobbiamo vedere se il mercato, vedi che non si sta neanche muovendo, è un mercato poco volatile, quindi
bisogna vedere se mi vale la pena tradarlo, quanto mi tengono di overnight, tutte queste cose qui. Quindi non si sta muovendo, a parte che forse sarà ancora chiuso, no? Ok, infatti è chiuso, il mercato è proprio quello chiuso. Però magari adesso non aprono tutti allo stesso orario, sono tutti chiusi, andiamo a vedere se troviamo uno in movimento. Volevo farvi un esempio, ma siccome io non li trado l'azionario, mi sa che sono tutti chiusi. Per vedere come sono aperti, tasto destro, specificazione. No, mi si è aperta qui. Vado qui, vado a vedere quando è aperto questo strumento qui, perché queste sono cavolate però. Gli orari di apertura, apre alle 16:31, chiude alle 23. Ok, quindi vuol dire adesso è ancora chiuso. Posso vedere veramente tutto il mercato. Vado qui, l'Alliance, metto di nuovo specificazione, apre alle 10:02, questo qui è un mercato aperto. Aperto adesso, sì, bene, bene, vado a vedere, visto che è aperto, me lo apro, voglio vedere se questo mercato qui, per esempio, è un mercato un po' più volatile degli altri. Allora lo metto sempre per vedere questo, metto il grafico a un minuto e vedo un attimino come si, già questo che sono distanti mi dà qualcosina e poi entra di non si sta muovendo e se è bene che è un mercato aperto, perché ecco, adesso ho fatto un tick. Prima di un mercato un po' lento, questa cosa qui è una cosa che magari la posso comprare se ho motivi per farlo, quindi devo andarmi a cercare anche un motivo. Okay? Oppure magari la guardo per lungo termine, guardare sul daily, dico ok, come posso fare? C'ho un insider qui, mi hanno detto di vendere, c'è un motivo, dico di là, allora forse ne vale la pena. Dipende anche dalla quantità. Qui si può fare training, però bisogna aumentare il lottaggio perché se vuoi vivere di questo devi aumentare il lottaggio, cioè la posizione, la grandezza della posizione. Ok? Perfetto. Bene, quindi abbiamo fatto anche questo. Cosa posso tradare, come posso tradare tutto, li vedete anche qui, magari se la farmaceutica per il momento si sta muovendo meglio, vado qui su Johnson, vado a vedere la farmaceutica che produce un vaccino o qualcosa del genere, la trovo. Se non ce l'ho, la chiedo al broker, me la posso aggiungere, in certi casi ci sono le possibilità di aggiungere. Ok? Bene, bene, bene. Poi, ok. Allora, cosa facciamo? Come si fa a piazzare un'operazione? Allora, io sono due metodologie di piazzare un'operazione. Allora, anzi, tre sono. O uso la piattaforma, però non mettiamo l'Allianz che non ci interessa, no? Ok? Neanche la Coca-Cola, erano esempi. Ok, intanto ho fatto il mio short, sta andando bene di nuovo, benissimo. Come del resto, oltre il CAD/JPY, e quindi questo è anche il live trading che faccio io quando faccio i webinar, quindi anche l'euro-dollaro, vedete che è ritornato sotto il pivot, quindi il mio short del pivot sta andando bene. Aspetto un nuovo minimo, ma vi dico se adesso mi scende un attimino, chiudo e porto a casa. Va bene, comunque, allora andiamo a vedere. Io posso fare un trade, prendiamo il CAD/JPY così ce l'ho così in watch list. Allora, se uso la piattaforma MetaTrader 4, ho qui il cosiddetto one click, che se lo usi per la prima volta non ti fa cliccare perché ti dice no, devi prima devi andare sotto, cioè ti dice di confermare. Praticamente che vuoi usare questo pannellino qui, una volta sola, poi ce l'hai per sempre. Quindi il one click è molto semplice, ce l'hai qui. Ma magari può dare fastidio se hai una cosa del genere. Allora ti può dare perché ti copre tutto e magari per sbaglio con il mouse vai a cliccarlo. Quindi il one click lo puoi anche spegnere. Ma come faccio a spegnere il one click? Strumenti, opzioni. One click, trading con un one click, qui lo puoi accedere, infatti io ce l'avevo spento, quindi non avrebbe funzionato, ti apre questo contrattino, ti accetti il contrattino e one click è acceso. Lo vuoi spegnere, togli la spunta, non ti funziona più. Ok? Però in caso, se non perché mi disturba e per sbaglio lo clicco, a tanti non piace, preferiscono non usare il one click, ma preferiscono usare, vediamo che mi prendo il mio CAD/JPY, preferiscono usare questo strumento qui, nuovo ordine, ti si apre il pannello, se lo apri in questo grafico qui ti dà il CAD/JPY, però io posso andare anche qui e scegliermi, non so, l'euro AUD, o adesso sono andato giù, scegliermi
la sterlina dollaro, scegliere quello che voglio. Posso sceglierlo manualmente così con la tendina, oppure schiacciando le, ti viene fuori le prime, quelli fino a quando trovo quello che voglio, euro, no, 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 questo no, voglio l'euro-dollaro, voglio l'euro-dollaro, voglio l'euro-dollaro, tacchi sempre con la E fino a quando arriva l'euro-dollaro. Quindi vuoi la G, G, tutto quello che c'è con la G. Ok? Quindi una cosa un po' semplificata, ma queste sono le cose basi di Microsoft, quindi chiaro che è formato su questo. E anche qui posso fare il spread trading, se ma è una cosa che non si fa più, comunque posso vedere quanto è largo il mio spread, perché se è molto largo lo spread non è conveniente fare l'operazione. Ok? In questo caso chiudo, vado a vedere di nuovo, mi si dovrebbe aprire il KDN, ok, KDN, qui vedete c'è lo spread del KDN, che equivale logicamente allo spread che vedo qui 0,73 e 74, vedete che sono sempre gli stessi bid e ask, però non voglio andare ancora nei dettagli su queste cose qui. Va bene, quindi ho questa possibilità anche di notare che ogni tanto si restringe un po' il blu col rosso, quindi meno più strette sono, meno spread pago. Ok, quindi questo è anche interessante. Posso usare questa, qui metto il mio lottaggio. Qui metto gli stop loss, qui metto il commento se voglio mettere un trade. Ok, lasciami quello che vuoi su Skype, Sirio. Allora, qui se magari voglio mettere un trade, dice ok, che lo so, trading, voglio, questo trade l'ho fatto long term, quindi posso, quando io avrò aperto la mia operazione, adesso non la apro perché comunque il conto non riporta denari. No? Però mi esce qui sull'operatività il mio sui commenti che adesso li aziono. Sul commento ci sarebbe scritto operazione long term, così posso anche differenziare le operazioni l'una dall'altra. Quello che io dico sempre quando si usano i miei robot, mettetevi i commenti così sapete quali sono le operazioni del robot. Ok? Questa è anche bene. Benissimo. Quindi anche questo l'abbiamo fatto con questo pannello qui. Però esiste anche un'altra possibilità, quindi posso comprare, vendere, comprare, giusto? Posso mettere ordini pendenti, questo però non è la tematica di oggi, però meno male, fatti il test su un conto demo, qui sono i quattro tipi di ordine pendente, no? Bene, ma c'è anche un'altra possibilità di fare trading. Qual è? Io no, ma mettetevi il caso che siete in ufficio e nel computer dell'ufficio non potete scaricarvi la piattaforma, però volete lo stesso tenere monitorato e fare trading senza avere il telefono in mano. Così non vi vede nessuno, lo potete fare, per esempio, no? Come fate a farlo? Dai, chi è che me lo dice come si fa a fare questo? Ve lo dico io. Allora, andiamo veloce perché sennò non arriviamo alla fine. Allora, si va qui. Che cos'è questo? Questo è un portale praticamente sul sito di BidSwiss. Andate su BidSwiss, scegliete il vostro conto dove volete fare trading e cosa fate? Vi si apre questa cosa, un conto demo, quindi posso fare anche trading, e vi si apre questo pannello. Quindi questa è una piattaforma direttamente online, è un sito online dove avete il vostro conto, in questo caso ho messo un conto demo, dove potete fare trading, è lo stesso conto della MetaTrader che avete a casa nel computer, fate gli stessi login e avete la stessa operatività. Qui vi troverete le vostre operazioni, quindi se andate via avrete la cronologia di trading, posizioni aperte che qui non ne ho, però faccio trading, che ne so, prendiamo il DAX adesso, voglio fare il DAX, lo vendo, effettuo un'operazione sul DAX, vedi? Inserito, adesso non ho neanche guardato cosa ho fatto. L'ha già inserito, vado a vedere posizioni aperte, ce n'è una sul DAX, eccola qui. Questa operazione qui si riporta anche nel vostro MetaTrader sul telefono, sul computer di casa, è sempre lo stesso conto. Quindi potete, adesso la chiudo perché intanto non è che sto facendo trading, un conto demo. L'ho chiusa, mi dice ho chiuso, ok, vado a vedere cronologia dei conti. Adesso dov'è? Cronologia dei conti, me l'ha detto quella di oggi, adesso su tutti i test, vedi, 20 maggio è quella di oggi. Quindi questa è la possibilità di fare trading dal vostro computer senza avere, quando chiudete la piattaforma, non salvate logicamente il vostro login e automaticamente cosa avete? Avete chiuso il vostro conto, nessuno sa che avete usato il computer del lavoro per fare trading o per controllare. Se adesso io non consiglio di fare trading durante il lavoro, ma meno per controllare l'operatività, non è malaccio, giusto?
Quindi anche questa però è una possibilità. A me è capitato, mi pare che era a Roma o a Milano, ti è già successo una volta, vedi? Beh, a me è successo anche una volta a Milano, mi pare che era, e sono andato nel lobby dell'hotel e siccome il telefono non andava, questo non andava niente, non avevo il numero proprio sul telefono, sono entrato nel mio portale, sono entrato nel lobby del computer dell'hotel, mi sono loggato e ho chiuso l'operazione che dovevo chiudere. Quindi può essere anche un salvataggio in estremis, cioè io non è che l'ho usato una volta in 20 anni, però no? Una volta non esistevano le piattaforme, si faceva tutto online. Online era... Poi qui ci sono anche strumenti di trading, puoi fare tutto quello che vuoi, se, al limite ti puoi fare anche del trading, ci sono anche le analisi del trend, che non so io, cioè, insomma, devi cliccare qui un paio di cose, insomma adesso non vado adesso nei dettagli perché non è che la uso sempre, ho già fatto un webinar riguardo a questo però. Se vai a vedere un po' l'analisi del trend, cosa mi interessa vedere questa, ti fa vedere l'Apple, è un trend ribassista, che non so io, no? Quindi puoi metterti anche sulle valute, vai qui, valute, come messo l'euro-dollaro, così hai un'idea, anche se io non lo uso mai, per carità, l'analisi me li faccio le mie, però analisi del trend, vediamo se mi dà anche qualcosa di euro-dollaro, Bitcoin, Ethereum, vediamo se sterlina. A volte c'è, a volte non c'è, non sempre sono le analisi, sono tutte lì, però non c'è. Vabbè, prendiamo l'USD/JPY, per esempio, già ti dice qua giù, vedi che c'è un canale ribassista, da qui sta tornando giù, non è male, ok? Però vabbè, sono cose che a me non interessano, poi c'è tutto, c'è anche gli indicatori, c'è tutto quello come se fosse una piattaforma vera. Comunque la cosa bella che mi interessava fare vedere per fare trading. Vado qui nel pannello e prima di effettuare passa compra, quindi voglio comprare, non voglio vendere, vedi? Devo cambiare questo. E, no, qui scelgo la valuta o come voglio fare, cosa mi dice tutto, mettere il take profit, non mettere il take profit, vedi che me lo segna anche, te l'ho messo qui, lo posso anche spostare, ok? Lo sposti da qui, dice ok, non lo voglio quel livello lì, mettilo più alto, quindi faccio così, vedi che si sposta. Quindi al limite. Se voglio mettere uno stop a pari o un take profit, posso farlo anche direttamente da qui. Quello che faccio qui viene eseguito anche nel conto. Bene, poi mi resta per dirvi l'ultima cosa che secondo me, se per chi fa trading, si può fare trading da conti veramente piccoli, tanto il mio bel DAX che sta scendendo, da conti piccoli. Si può fare trading anche con 50 euro, anche con 100 euro. Certo che le condizioni di trading non sono tanto agevolate con i conti piccoli, dipende anche dal broker che usi, ma per avere un po' più agevolati, diciamo per chi fa trading, il broker vuole dei clienti che fanno trading. Il broker guadagna sulla volatilità, sul movimento di operatività. Se ci sono tante operazioni, il broker guadagna. Quindi agevola più chi fa tanto trading. Giusto? Più trading fai, e più guadagni il broker. Quindi le agevola nel darti la possibilità di metterti un conto più grande e pagare meno spread o la commissione più bassa. In questo caso cosa devi fare? Devi chiedere al broker la tipologia di conto. Io mi sono preparato, spero di non averlo chiuso. No, non è qui. Vediamo se l'ho chiuso forse. No, ce l'ho qui. Ok, aspetta, vediamo un attimino che riesco. Ah, ce l'ho in tedesco, lo metto in italiano, un attimino solo che ve lo faccio vedere su. Allora, vediamo dove c'è prima di trovarlo, prima di fare cavolate. Eccolo qua. Ok, vi faccio vedere adesso qui. Prendo questa pagina qui e la porto qui. Allora, fai il trading che così si apre il vostro, qui vi fate il login per andare nella piattaforma, nei vostri codici e tutto il resto. Poi andate a vedere trading. Prodotti, forex, materie prime, azioni, indici, piattaforme, l'MT4, software di trading, l'MT5, l'MT4, questa è una tematica, siccome prima o poi cambieranno, ci sarà più l'MT4, anche se anni che lo dicono, l'Apple Mobile, e Vedisys Web Trader, è quello che vi ho fatto vedere io prima, la piattaforma online, giusto? Però posso vedere quali condizioni di trading ho. Tipi di conto. Ho questi tipi, poi ci sono anche dei conti personalizzati, basta chiederli. Allora, il conto più che ti agevola di più in questo caso è il conto più grande, vedi, non sono tante tipologie. Parte da zero spread, paghi una commissione di 5 per lotto, 5 dollari a lotto. La commissione di spread, io vi do un attimino un po'
un po' di cosettine, insomma, sì, la commissione è da 5, è giusto, è da 5, però lo spread lo pagate lo stesso, piccolissima, una minimissima parte c'è, ma non perché il broker vuole fare il furbetto, è perché se non c'è un minimino di spread, vi butta fuori dall'operazione, non c'è possibilità di entrare al mercato. Ma vi dico che è uno spread bassissimo, 0,02, 0,03 nei casi estremi, quindi è bassissimo lo spread, quindi non viene calcolato. Perché sennò vi manderebbe fuori con un request. Poi avete magari il conto da 3.000 VIP, ok? Parte da uno spread da 1,1 oppure quello classico con lo spread da 1,5, che già con 1,5 puoi guadagnare benissimo, può essere profittevole. Però scegliendo questo hai un po' più di agevolazione, no? Qui per esempio paghi 5 più diciamo un 0,02, vai a fine a pagare qualcosina in più, 5, 5, qualcosa, no? Qui non c'è la commissione, però c'è lo spread alto. Quindi tutte e due vanno bene. Perché per carità vanno bene, diciamo che le esecuzioni sono veloci, in tutti i casi sono veloci, ok? Sai, l'esecuzione tutti e tre i conti di esecuzione è veloce perché è lo stesso provider, bisogna girarla e rigirarla come vuoi, l'esecuzione non cambia. L'unica cosa che fa vedere, cioè io sono molto diretto, molto trasparente in queste cose, mi piace dirle le cose di come sono. In queste cose se uguale la tipologia di conto che è, l'esecuzione è sempre la stessa. L'unica cosa è che se siete agevolati con un conto più grande, ok? Quindi potete poi chiedere al vostro account manager, magari riesce a farvi anche se avete 4.000 lo stesso conto, il conto RAV. C'è un po' di cose, un po' di spazio c'è nel movimento. Ok, io direi vi metto anche i miei contatti che non ve li ho messi, vediamo se li trovo così alla velocità della luce. Così vi faccio anche i miei contatti. Se qualcuno mi vuole poi contattare, questi sono i miei. A me piace tanto perché si cresce assieme. Io sono 20 anni che faccio trading, sono un trader fatto in casa, come mi piace dire. Sono cresciuto facendo anche i webinar, li faccio da 13-14 anni. Questi sono i miei contatti. L'indirizzo, se questa è la mia mail, se volete mandarmi una mail. Questo è il mio Skype se mi volete contattare, farvi una chiacchierata. E questo è il mio blog dove trovate tantissimi video, ci saranno migliaia di video, chiaro non dovete vederli tutti, ma per tenervi aggiornati ne carico più o meno uno al giorno degli appuntamenti che faccio la mattina. Ok? Poi il resto questo è per il trading automatico, che ancora non, prima meglio guardatevi il blog e tutto il resto. Quindi non vendo niente, l'unica cosa è questa. Potete farvi uno screenshot direttamente dalla macchina fotografica che offre il sistema di GoToWebinar. Ok, tolgo questa, ritorniamo un attimino sui grafici per vedere che cosa sta facendo. Ok, a questo punto il trade del CAD yen, tornando ancora un attimino sui minimi, io direi che vedete come l'avevo detto già stamattina, insomma, un esempio di trading, io non ve l'ho fatto adesso l'esempio di trading perché in un'ora farvi un esempio di trading non è che sia la cosa più semplice. Io so che dovevo entrare qui per motivi di breakout di operatività ciclica, però ci sono anche altre tante metodologie. Vi indirizzo piuttosto al mio blog perché se volete un po' di didattica nel blog trovate veramente tanto e molto anche di più. C'è anche il metodo ciclico gratuito, sono 9 video, 10 video di un'ora l'uno dove potete imparare un metodo ciclico dall'inizio alla fine. Quindi poi c'è anche il metodo per tradare il DAX, quindi inutile che adesso mi metto a fare degli esempi di trading. Ok? Bene, quindi io direi che da parte mia va bene così. Vi lascio, vi ringrazio della partecipazione. Spero che vi sia stato utile a qualcuno di voi sapere un paio di piccolezze che non vengono dette. Per chi è nuovo, spero di vedervi anche nei miei altri webinar. Vi rimetto qui se volete, per chi non è riuscito a copiare i miei contatti, vi li rimetto. Scrivetevi questo, mp-agendaforex.com, sperando che abbiano sistemato perché ieri portavo da un'altra parte, però se non vi porta il blog, mi contattate su Skype oppure aspettate 1 o 2 giorni e si sistemerà. Ok? Perfetto, io vi ringrazio della partecipazione, vi lascio con un euro dollaro, probabilmente ribassista anche oggi, un CAD yen che tra un pochettino mi chiudo la mia operazione così me ne sto tranquillo. Grazie a tutti, alla prossima, ciao ciao a tutti, ciao!